La prima cosa è la concretezza di un bando di gara che è uscito sulla Gazzetta Ufficiale Italiana ed Europea dopo un percorso lunghissimo. 3 anni fa sembrava che fosse tutto pronto, ci siamo accorti che non c'erano i fondi, non c'erano i progetti, non c'era praticamente nulla, c'era solo il bisogno di realizzare una struttura di grande qualità per l'unico ospedale pediatrico delle Marche, ma in realtà uno dei pochi ospedali pediatrici italiani, un bacino di riferimento enorme, una risposta a tanti genitori, tanti bambini, non solo delle Marche, ma anche delle regioni vicine che potranno contare, oltre su un contenuto che già oggi è forte, perché negli anni abbiamo rinnovato i primari, le tecnologie, continueremo a investire sulla struttura attuale, ma potrà contare su uno spazio nuovo di grandissima qualità, in grado di esaltare i servizi, di farli in collegamento, in connessione con la struttura di Torrette, ma in perfetta autonomia e identificabilità, proprio perché il percorso del bambino resti un percorso speciale, tutto suo. Adesso diciamo, passa dalla parte politica a quella più tecnica. Con la gara affidiamo alle nostre strutture tutta la, chiamiamo il cammino finale. Uno dei punti qualificanti di ribasso sarà anche il ribasso nei tempi. Sono stati messi i tempi massimi, noi contiamo che un'impresa organizzata possa realizzare lo stesso lavoro anche in tempi più stretti. Quello lo vedremo col proseguo. È chiaro che abbiamo compiuto, insomma, tutto quello che potevamo fare, dovevamo fare per mettere in condizioni oggi di lasciare i tempi alla realizzazione. Poi si sa, dentro la realizzazione abbiamo i ricorsi, abbiamo tutto quello che accade in questo paese. Noi speriamo che tutto vada per il meglio, sicuri di aver fatto un buon lavoro di grande qualità in termini di preparazione di questo percorso. Complessivamente sono 56 milioni di euro il contenuto della gara d'appalto. I tempi previsti oggi sono circa di 3 anni, ma la cosa importante è che accompagnare questo percorso sarà una riqualificazione complessiva dell'offerta. Non ci occuperemo solo del nuovo edificio, ma di tutte le interferenze, tutto quello che c'è attorno, in modo che questa nuova realtà sia in perfetta connessione con quello che c'è oggi, ma in grado di avere attorno a sé tutti i servizi adeguati. Era un punto molto delicato del processo, non è facile intervenire in uno spazio già insomma, occupato, credo sia stato importante fare un lavoro di grande qualità da questo punto di vista.